ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. In questo video vi parleremo dei miei 2 giorni di stage che ho fatto con Filippo Mojerson. Filippo Mojerson è un cavaliere italiano molto famoso, ha fatto diverse gare importanti, tra cui le Olimpiadi a Los Angeles, e ha vinto diverse gare, ha partecipato ai campionati italiani per 18 volte ed è arrivato con medaglia d'oro per 3 volte. Inoltre Filippo Mojerson ha superato il record indoor saltando un muro di 2,31 m. Wow! Pensate che Filippo Mojerson è uno dei pochi cavalieri che riesce a saltare col suo cavallo seduto al contrario. Filippo Mojerson è venuto da noi a fare lo stage, è venuto nel nostro maneggio ed è stata un'esperienza veramente bella, e poi gli ho regalato anche il mio libro di Tele Silvia. Grazie Silvia, un vero onore ricevere la tua opera. Adesso vi racconto com'è andata. Oltre ad essere un cavaliere professionista, è anche un preparatore. Filippo, ma come si prepara un cavallo da zero? Bisogna soprattutto far diventare il cavallo il più facile possibile, nel senso che la prima cosa a cui dobbiamo, il primo obiettivo è quello di rendere il cavallo molto rilassato, di dargli un buon equilibrio sia dal punto di vista movimento, ma soprattutto dal punto di vista emotivo, per cui dobbiamo dedicargli del tempo. Poi man mano lo trasformeremo in un atleta, man mano baderemo sempre di più a migliorare le sue doti tecniche, a migliorarlo dal punto di vista proprio atletico, fisico, e a questo punto avremo dei cavalli abbastanza completi che mantengono il lavoro, nel senso che saranno sempre dei cavalli facilmente gestibili da qualsiasi persona. Oggi è sabato, il primo giorno. Vale, cosa faremo oggi? Allora, faremo delle barriere in circolo e poi dopo metterà delle croci e dovremo lavorare su queste croci in circolo. Fra un po' tocca a me. C'è un cavallo che è agli ordini. Secondo te come andrà? Spero bene. Pronta per andare, sì. Perché si aspetta una bella vero? Secondo me è dura per me, perché io e le croci siamo una cosa sola proprio. Ce la possiamo fare? Sì, ce la possiamo fare. Ma come si fa a capire meglio il proprio cavallo o il proprio pony? Bisogna veramente stargli vicino per aver pazienza e riuscire a non cercare subito delle soluzioni veloci. Cadenzato, una cadenza sostenuta ma uguale. Quindi non bisogna avere fretta e avere tanta pazienza, giusto? Sì, bisogna aspettare, bisogna osservarli molto, bisogna capirli
E allora a questo punto saranno loro che ci diranno un po', ci guideranno un po' nel nostro comportamento nei loro riguardi, perché rispettano delle leggi che sono molto diverse dalle nostre. Non star troppo aggrappata alla bocca, sta nel senso che deve poter fare un galoppo un po' più rotondo, senza incontrare troppo una mano che lo frena, che gli frena il movimento. Oggi è domenica, il secondo e ultimo giorno, e Vale, cosa faremo oggi? Oggi faremo del lavoro sulle serpentine e poi penso che ci faccia fare due o tre percorsi su varie altezze. Quando arrivi da quella parte, praticamente rimpiccioliamo il rettangolo e giri prima dell'ox, gli altri continuano normale. Filippo, che cosa ci consigli di fare per migliorare? Continuare a cercare di mettersi in discussione, cioè non si può pensare che arrivando a vincere le gare in Italia poi uno ormai ha risolto il problema di come si lavora un cavallo, di come si monta, di come si ha il proprio assetto. Bisogna continuamente cercare di migliorarsi, continuamente cercare di perfezionarsi nell'assetto, nel lavoro dei cavalli, in tutto. E continuamente avere quasi questa voglia di aspirare a qualche cosa di meglio. Ecco, questo è molto importante. Adesso faremo anche qualche saltino, guardate un po'. Ragazzi, stiamo guardando il terzo gruppo, ero il primo gruppo e invece la Vale è il secondo. Filippo, abbiamo capito quanto è importante l'allenamento quotidiano in campo. Man mano si riescono a capire delle cose e apprezzare delle cose che all'inizio si tralasciano. Filippo è stato talmente gentile da apprezzare anche il mio libro.
Grazie Silvia, un vero onore ricevere la tua opera. È stata un'emozione incredibile regalare il mio libro a una persona così importante. Se vi è piaciuto questo video mettete un pollicione in su ed iscrivetevi al canale. Guardate altri video. Ciao! Questo è il mio libro, si chiama La mia storia da amazzone a youtuber. Racconta tutta la mia storia, da quando è iniziata la mia passione per i cavalli e racconta anche del mio canale YouTube. C'è proprio tutto, eh? Ci sono tutti i pony, c'è Paco, ci sono i miei video didattici, ci siete anche voi? Se volete saperne di più lo trovate su Amazon.